d'estate i contadini lavoravano al sole e grondavano di sudore nei campi. Il vecchio Davide si sedeva al fresco sotto un albero e leggeva. D'inverno lo chiamavano per farsi raccontare le storie antiche e poi gli davano un po' di frumento o delle uova o un po' di farina gialla. Davide preferiva i soldi e contrattava sempre prima di mettersi a raccontare, perché questo era il suo mestiere. Qualche volta cantava anche dei pezzi d'opera, Verdi e Puccini, ma aveva poca voce. Era intonato, ma aveva poca voce. Le storie spesso se le inventava di sana pianta e poi le raccontava come se fossero vere. Ma un giorno Barozzi si accorse che Napoleone e Cristoforo Colombo non potevano aver avuto in comune una zingara gitana e da quel giorno Davide dovette abbassare i prezzi e stare un po' più attento. Poi si seppe che era stata la maestra di Pagazzano a fare la spia. Le storie più erano antiche e più se le faceva pagare. Per raccontare la Gerusalemme liberata si fece dare un quarto di dollaro da Federico, che era appena tornato dall'America. A Pietra Magolana lo chiamavano spesso, ma erano tutti così poveri che raccontava solo i fatti che aveva letto sul giornale. Bisognava stare attenti però, non farlo bere. Quando beveva cominciava a mangiarsi le parole e non si capiva più niente. Una sera a casa Gervella raccontò tutta l'Odissea all'indietro, cioè cominciando dalla fine. Certe storie vengono bene raccontate all'indietro, diceva Davide completamente ubriaco. A me non mi va bene, disse Pinai, è come uno che va nel campo a tagliare il frumento prima di averlo seminato. Non è la stessa cosa, insisteva Davide, una storia si può raccontare come si vuole. Certe storie vengono bene raccontate all'indietro e certe vengono bene anche per traverso. Pinai lo criticò molto, si fece restituire i soldi e poi lo mandò via. Poi il racconto continua, io però non ve lo leggo tutto, con Davide che propone ad Agnetti, che è un altro personaggio del racconto, una storia che definisce, in qualche modo pubblicizza, come una storia coi fiocchi, né da ridere né da piangere, una storia molto antica e contro i preti. Agnetti accetta di buon grado in cambio di un coniglio vivo e la storia che segue è ambientata nell'alto e nero medioevo, dove tutto era stato dimenticato, compresi i nomi dei personaggi della vicenda stessa. La popolazione di una certa città viveva in una condizione di estremo disagio e di estremo disagio perché vi erano le belve feroci intorno alla città e perché c'era un'estrema povertà. In più vi erano dei preti in un monastero vicino che scendevano in città solo per fare delle processioni e minacciare la popolazione di una punizione divina o dell'inferno per far sì che la popolazione gli offrisse del cibo e dei prodotti per tenersi buono Dio, commenta Davide nel racconto stesso. La storia ha una svolta quando un vecchio frate sfratato propone alla popolazione di questa città di chiudersi dentro una casa per tutto il tempo che sarà necessario per riflettere su alcune idee che lui ha e per tirare fuori un'invenzione che potrà migliorare le sorti della società. Dopo diversi mesi in cui la popolazione comincia anche a essere un po' preoccupata del non concludersi di questa ricerca da parte del vecchio frate, finalmente il vecchio si presenta alla città e presenta la sua invenzione, che non è niente di meno che la ruota. La ruota che finalmente riporterà la civiltà nel mondo. Questa di fatto è la vicenda, però Agnetti non è sempre soddisfatto dello svolgersi di questa di questo racconto e interrompe spesso Davide con domande o facendo notare che spesso questa vicenda risulta abbastanza inverosimile. Comunque alla fine del racconto Agnetti commenta così e vi leggo la fine. Questa è una storia per modo di dire, disse Agnetti accigliato. È una storia diversa dalle altre. Sono stufo di raccontare sempre storie di re e regine. Vediamo come va a finire, disse Agnetti. È già finita, finisce così, con la ruota, disse Davide versandosi un bicchiere di vino. Tutto qui? Che cosa pretendete per un coniglio? Pretendo una storia che abbia un capo e una coda. Davide beve un altro bicchiere di vino. E poi non mi avete detto quando succede questa storia, disse Agnetti. Ve l'ho detto, nell'alto e nero medioevo. Agnetti lo guardò sospettoso. E questo quando è? 1000 anni fa. Secondo me la ruota c'è sempre stata da quando mondo è mondo, brontolò Agnetti, che gli sembrava di essere stato imbrogliato. 1000 anni o 1 milione fa lo stesso quando gli anni sono più lunghi della nostra vita. E allora? Domandò Agnetti disorientato.
Quando Sibilla vede che il vecchio ha inventato la ruota, si fa il segno della croce e corre dai prati a fare la spia. Ma che cosa mi state raccontando? Vado avanti con Sibilla e il vecchio, è sempre la stessa storia. Insomma, mi avete preso in giro e adesso cercate anche di confondermi. Io cerco di farvi capire che questa è una storia che ha un senso. Per esempio, i frati del convento, quando sentono che il vecchio ha inventato la ruota, fanno una grande predica nella piazza della città e dicono che la mente dell'uomo non deve sfidare Dio e che tutti quelli che avessero fabbricato delle ruote sarebbero andati all'inferno. E questo è chiaro, perché un uomo, quando ha le ruote, scappa, va lontano. Poi prendono il vecchio e vogliono bruciarlo su una catasta di legna, come usava a quei tempi. Ma la gente li fa ritornare dentro al convento a forza di bastonate. Mi piace che bastonano i frati, disse Agnetti, ma mi sembra una storia di merda. Davide si passò una mano sulla faccia, avvilito. Io vi ho raccontato una storia coi fiocchi, disse bevendo un altro bicchiere di vino. Ma se non vi è piaciuta, ve la racconto un'altra volta, cominciando da adesso e andando all'indietro, fino a quando la ruota non era ancora stata inventata. Perché questa è una storia che si può raccontare benissimo all'indietro, cominciando dal treno. Che c'entra il treno? Ve lo spiego subito, disse Davide. Basta che non mi interrompete perché sennò perdo il filo. Il treno ha le ruote, no? Ma qui Davide non seppe più andare avanti, cioè indietro. E il racconto finisce così e mi sembrava interessante, anche per quello che diceva Alice, questa attenzione già all'esordio, quindi nel 1963, questa attenzione alla figura del narratore, come è stato detto sia dal professore che da Massimo, viene messo in discussione e in qualche modo anche definitivamente in crisi. E non solo il ruolo del narratore stesso, ma anche il ruolo della critica che entra dentro la narrazione. E Agnetti lo dice esplicitamente, lui ha pagato e quindi ha il diritto di fare la critica. E una critica che diventa in qualche modo una metacritica. E adesso vi lascio, vi volevo citare brevemente una frase del Pianeta Azzurro, che è stato prima nominato, che è un romanzo del 1986, in cui il narratore sta commentando il testo di un altro narratore e si chiede se dove sia la verità di queste parole, se nelle parole stesse o dietro, se nel progetto che sta alla base del racconto o in quello che viene scritto. E poi però si ferma e si chiede anche che ruolo debba avere in qualche modo egli stesso come critico. Dice: ma cercando la verità a tutti i costi, non rischio di produrre a mia volta nuovi dubbi e oscurità? Non sarebbe più conveniente dare credito al giuramento di Demetrio e proseguire la lettura in attesa di nuovi eventi? Finito. Sì, il professore farà una sintesi, diciamo, una conclusione. Ma in realtà faccio una lettura anch'io. E ho scelto il primo capitolo di Salto Mortale, intanto perché è un buon esercizio vocale. Qui il battibecco tra il narratore e il suo uditore, diciamo, va dentro la bitavola del narratore, quindi diciamo parte già lì questa discussione su ciò che è vero, su ciò che è falso, ciò che è verosimile, ciò che non lo è. In realtà la vera ragione è che io ho cominciato a leggere Malerba da qui. Nel 66 ero liceale con un pessimo professore di italiano, non mi ricordo cosa leggessimo, ma certamente non potevamo leggere Il Serpente. E quindi ho cominciato a Salto Mortale e Il Serpente l'ho letto dopo. Quindi ho cominciato a leggere Malerba da questo incipit. Me lo sogno o lo senti anche tu? Questo ronzio, questo ronzare, da dove viene? Dal cielo, dalla terra? Stai calmo, non è niente. Allora sono le mie orecchie. Ma no, viene da fuori. Questo ronzio, questo ronzare, non sono le mie orecchie. Allora te lo dico io che cos'è. Sono le antenne di Santa Palomba della radiotelevisione. Sta parlando il Papa. Forse hai ragione. Ho sentito delle parole in latino. Ha detto magis magisque in questo momento. Certo che il Papa parli in latino. Come vuoi che parli? Quella è la sua lingua come il francese per i francesi. Sono secoli e secoli che i papi parlano in latino. Ma è una lingua morta, per piacere.
Il Papa parla come vuole lui. Va bene in latino, ma non può essere il Papa che fa tutto questo ronzio, questo ronzare. Guarda che il Papa, quando si arrabbia, è come il temporale. Uno sciame di mosche sta volando nel cielo di Pavona. Secondo me sono loro. E invece ti sbagli, vedrai che è il Papa che parla alla Radio Vaticana. L'aria era pesante e polverosa, come quando stavano per arrivare gli aeroplani americani per bombardare. Si sentiva qualcosa da lontano, l'aria si metteva a vibrare, la polvere e il vento si sollevavano insieme improvvisamente, gli alberi tremavano come le foglie, i cani si mettevano a scappare con la coda bassa come prima del terremoto. Erano ricordi lontani o stavano per arrivare? Ecco che arrivano gli americani con le bombe, vengono dalla Sicilia, le fortezze volanti. Questo ronzio, questo ronzare sono gli aeroplani. Stai calmo, Giuseppe, che la guerra è finita da molti anni. C'è la pace. Eppure questo ronzio viene dal cielo, questo ronzare sono gli aeroplani. Allora saranno quelli italiani, i reattori dell'aeroporto militare di Pratica di Mare, che fanno le esercitazioni. Si sentono anche dei boati quando rompono il muro del suono. Non ti spaventare, perché non fanno niente di male. Vanno a spasso nel cielo. E tu lasciali andare. Adesso sento la terra che trema sotto i piedi. Non la senti anche tu? Questo della terra è un fatto strano. I reattori di Pratica di Mare volano alti nel cielo. Vuoi vedere che invece sono i carri armati che fanno tutto questo ronzio, questo ronzare? Ecco, lo riconosco, sento il rumore dei carri armati, vengono dal mare, sono sbarcati fra Anzio e Nettuno e stanno per arrivare. Là, dietro quella siepe, vedo qualcosa che si muove, sono loro. Guarda che ti sbagli, e tu lasciami sbagliare. Giuseppe, amico caro, stai dormendo. Come fai a dormire con tutto questo ronzio, questo ronzare? Ho il sonno pesante. Non mi svegliano nemmeno le cannonate, nemmeno le bombe degli aeroplani o il boato dei reattori quando rompono il muro del suono, per piacere. Ecco, fra poco arriva la palla di fuoco e distruggerà tutto quello che trova. E lei arriva, arriva e avrà la forma di un drago. No, guarda che ti sbagli con la Bibbia. Succede certe volte di fare queste confusioni. La sento che sta arrivando la palla di fuoco a forma di drago, allagherà tutta la pianura. Forse ti confondi con il diluvio universale. I draghi non esistono più al giorno d'oggi e le palle di fuoco esistono solo nel futuro. Ma chi le ha mai viste? Ma come? Hiroshima? Hai ragione, non parlo più. Mi taglio le orecchie. No, aspetta, non te le tagliare. Questo sciame di mosche volava intorno alle antenne di Santa Palomba della radio-televisione. L'aria vibrava, la terra tremava. E tu lasciala tremare. Sono stanco di questo ronzio, di questo ronzare. Ecco, arrivano, sono le mosche. Arrivano, stanno arrivando, scendono dal cielo. Saranno milioni e milioni. Il cielo è tutto nero. C'è da aver paura. Che cosa hai in mente di fare? Non lo so, ma certo non sto qui a farmi mangiare. Spazio per camminare ce n'è tanto nella pianura di Pavona, chilometri e chilometri quadrati. Ci sono posti vicini e lontani, strade in salita e in discesa. Si può andare avanti e poi ritornare indietro. Si può anche stare fermi se uno vuole star fermo. Si possono fare delle passeggiate da soli o in compagnia. Se uno trova la compagnia, si può partire o arrivare, andare di corso, andare piano, si può scappare. Giuseppe, carissimo amico, forse ti conviene. Ma dove? Non importa, lontano, per via di quel fatto successo vicino alla torre medievale. Dicono che l'erba era macchiata di sangue e che hanno trovato un coltello in mezzo al prato. Non sarà spuntato da solo dalla terra. Dalla terra spuntano i funghi quando è la stagione, in autunno quando piove, volentieri nei boschi di castagne, ma qualche volta anche nei prati, i cosiddetti prataioli. Adesso
Corri, Giuseppe, alzati e corri, perché è molto tardi. Tardi rispetto a che cosa? Non ho niente da fare. Non puoi stare fermo, Giuseppe. Il mondo corre e devi correre anche tu. Non ti puoi fermare. Altrimenti arrivi troppo tardi all'appuntamento. Ma io non ho appuntamenti. Non devo andare in nessun posto. Non c'è nessuno che mi aspetta. Che cosa ti ci vuole a prendere un appuntamento? Ce l'hai il gettone? Fai una telefonata. Muoviti. Non stare lì impalato. Se uno corre, è segno che scappa. E io non voglio scappare. Non ho fatto niente. Questo non è possibile. Qualcosa avrei fatto di sicuro. Grazie al professor Muzzoli, a Giorgio, a Massimo, a Alice e Giulia, che hanno saputo così in modo originale, sapientemente, far riflettere o invitare i lettori ancora digiuni a questo importante autore. E vorrei invitare la signora Marepa, se la sente, a dire due parole, così... Un commento. Al nostro operato. Siete stati così bravi, veramente, anche la scelta. No, ma per carità, fatemi delle domande, io rispondo. Chi è stato più bravo? Eccoci qui, definitivo. Diciamo che più bravo è il nostro professore, che esatto. Vi ha allenato così bene, no? Siete stati tutti bravissimi, sono veramente, perché poi insomma leggere è molto difficile, vi ho visto che poi anche però siete stati tutti bravi, avete colto delle cose originali, avete scelto delle cose che mi, insomma, a me è interessato molto questa storia del rumore. Mi è piaciuto molto, non perché fosse più bella delle altre, perché sono tutte bellissime le vostre scelte, però il rumore è qualcosa di un po' inusuale, non ne parlano molto. E siccome questa cosa del rumore mi ha colpito molto, perché c'è, è vero, c'è in quasi tutti i suoi libri questa cosa del rumore, il rumore ereditario, che erano poi delle colpi di fucile. No, non ho capito, cioè nel senso... Il colpo di... Ah, sì, quando ne parlava... Sì, di Aster Perennis, un rumore ereditario. Sì, il rumore ereditario. Dopo il pesce cane. Sì, dopo il racconto, Aster Perennis parla di un rumore ereditario che lui aveva ereditato dal padre, sì. Questo rumore. Lui aveva ereditato questo rumore che poi dopo tanta fatica riesce a individuarlo ed erano dei colpi di fucile, sì. Che poi lo sparano. Quindi è drammatico, eh? Questi rumori sono pericolosissimi. Comunque mi ha molto interessato. Grazie. Grazie a voi tutti, veramente siete stati bravissimi e ringraziamo anche il pubblico che è stato così attento.